Conferenza stampa di presentazione della nona edizione della Crociera della Musica Napoletana. Con noi Francesco Manco, area manager Sud Italia, benvenuto. Grazie, buongiorno. La grande cultura napoletana nell'arte, nella musica, ma soprattutto una crociera itinerante sulla nave MSC. Sì, noi siamo arrivati alla nona edizione di questo evento e abbiamo sempre saputo che non basta costruire una nave, creare un pricing e metterla in vendita. Quello che a noi interessa soprattutto è quello di creare dei contenuti, no? Quindi di fare delle tematiche, avere appunto degli interessi maggiori che vanno al di là di quella della semplice vacanza. In questo caso con la Crociera della Musica Napoletana riusciamo a unire la bellezza, il divertimento e soprattutto l'aspetto culturale, che è quello appunto delle tradizioni campane che sono portate a bordo appunto con la Crociera della Musica Napoletana. Nel corso degli approdi avremo modo di conoscere le varie associazioni culturali e ci sarà appunto uno scambio interculturale. E oltre a questo però noi siamo sempre presenti e ci prestiamo a questo evento proprio perché siamo molto legati alla città campana, anche perché sfruttiamo moltissimo il porto di Napoli ed è uno dei nostri porti principali. Non per questo motivo abbiamo posizionato ben due navi per tutto il 2016 e per l'anno prossimo 2017 posizioneremo la nuova ammiraglia, che è MSC Meraviglia. Naturalmente la nave che traghetterà a bordo artisti e naturalmente crocieristi è la Poesia. Dal 26 settembre al 3 di ottobre Italia, Malta, Spagna, Francia, tutti a bordo con la grande cultura napoletana. Sì, grande itinerario, grande vacanza e soprattutto grande divertimento con ospiti illustri tra cui c'è Sal da Vinci. È con noi Francesco Spinosa, quello che ha ideato per ben 9 anni e chissà quanti ancora ne avrà in serbo per noi. Almeno ci saranno un 50-60 nostre, poi passeremo il testimone. Allora, signori, che cos'è la Crociera della Musica Napoletana? La Crociera della Musica Napoletana è un esempio che noi vogliamo dare a tutte le professionalità e a tutti gli imprenditori napoletani. La nostra città è ricca di grandi talenti e di grande cultura e di grande identità. Costa a noi adesso saper valorizzare queste cose. Abbiamo creato un turismo identitario che si fa forte della musica napoletana. Siamo i maestri della musica, nessuno ce lo può togliere. Assolutamente, e porteremo in giro questo messaggio, porterà in giro, ormai sono 9 anni, Sal da Vinci è il testimone. Sal da Vinci è il portabandiera di questa crociera. Poi abbiamo Francesca Marini, abbiamo Massimo Masiello, due bravissimi cantattori. Poi abbiamo quest'anno un grande ingresso di Pino Aprile, storico per eccellenza, che sta cambiando la storia del meridione d'Italia, cioè ci parlerà perché i napoletani sono diventati meridionali e quindi ci spiegherà questa cosa. Quindi poi abbiamo pittori, scultori, poeti, cucina napoletana. Signori, non vi siete fatti mancare nulla dalla grande arte napoletana. Il meglio di Napoli lo troverete a bordo dal 26 settembre al 3 ottobre. Quest'anno ci sta pure Weekend Dance con noi. C'è forse una sorpresa, non è detto che anche Weekend Dance e Dino Piacenti a bordo per qualche giornata. Stiamo lavorando anche con Weekend Dance e Dino Piacenti, magari per farli ballare. Work in progress. Siamo in work in progress, però la cosa importante è che dal 26 settembre al 3 ottobre c'è la nona edizione della Crociera della Musica Napoletana. Vi aspettiamo, non mancate, i veri napoletani stanno tutti con noi. Ciao! È sempre un piacere vederti, caro Nino Daniele, assessore al turismo a Napoli, perché quando c'è turismo bello, ma soprattutto queste iniziative che portano itinerante su una nave, la MSC, le bellezze e le eccellenze napoletane, ben vengano. Sì, è tutta una Napoli bellissima che si muove, che viaggia in giro per i luoghi più belli del nostro Mediterraneo, di cui Napoli ovviamente è una delle città più straordinarie. Innanzitutto la bellezza di Napoli, artisti veramente, voci sublimi. Innanzitutto credo che chi farà questa crociera farà un viaggio bellissimo e poi così diventeranno anche ambasciatori di Napoli per tutto il Mediterraneo, e quindi anche il valore in questo momento di un'idea di scambio, di conoscenza, di incontro, di amicizia, di fratellanza, che mi sembrano valori essenziali in un momento così difficile. Una bella contaminazione, pensa che è già la nona edizione della Crociera della Musica Napoletana, quindi è un bel numero. È anche una bella idea imprenditoriale, quindi bisogna dare atto ai promotori, per questo noi siamo partecipi e sosteniamo, insomma, idee che hanno questa impostazione. Del resto credo che questo lavoro è un lavoro importante, tant'è che Napoli è veramente ormai una città invasa dai turisti. E a bordo per questa nona edizione abbiamo Sal da Vinci. Benvenuto.
Grazie innanzitutto dell'ospitalità, io sono felicissimo di essere ritornato su questa magnifica esperienza, perché l'ho già fatta qualche anno fa e poi Francesco Spinosa mi ha ricoinvolto. E questo viaggio lo dedico con tutto il cuore a mio padre, perché nell'edizione precedente vi ha partecipato ed era sempre molto entusiasta mio padre di fare questo giro, dove comunque era dedicato alla musica della sua terra e questo linguaggio musicale riconosciuto in tutto il mondo. Ultimamente dopo il viaggio mi raccontava continuamente di quelle esperienze, che in ogni porto ci si riuniva, si parlava appunto della bellezza di questo territorio, quindi si raccontava la canzone e la musica e tante altre cose importanti di questa terra. E quindi poi Francesco ha ricollegato durante l'ultima esperienza fatta, ha ricollegato questa cosa e mi ha chiesto di stare vicino a questo progetto. Sa benissimo, io tengo tantissimo alla musica napoletana, perché vengo comunque da questo linguaggio, ho attinto tantissimo nello scrivere le mie canzoni, quindi mi trova, come dire, come un po' come il cacio sui maccheroni. Ma poi, dicendomi queste cose, tu mi hai emozionato, perché papà l'ho intervistato anche in quell'occasione, la facemmo sulla nave, la presentazione, e le stesse emozioni che lui ha provato tu le stai anticipando, perché sicuramente sarà un'esperienza bella, particolare, con la Napoli bella, col turismo, la cultura, l'arte, la nostra musica che è conosciuta in tutto il mondo, e poi questa contaminazione con altri artisti insieme a te. Ma sì, sicuramente, poi tra l'altro è una doppia emozione, perché sarà un unico repertorio dove io canterò principalmente alcune belle canzoni che ho già interpretato, ma probabilmente metterò proprio per l'occasione un repertorio adatto a questo viaggio musicale. Un altro vestito. Io lo chiamo così. Comunque vi aspetto tutti, e forza sempre Napoli e la sua musica. E tutti i napoletani, naturalmente, ma tutti i campani in generale. Tutti, un abbraccio affettuosissimo. We can dance. La TV degli eventi.